gigante la discesa perfetta, il super gigante la discesa perfetta, oggi invece una discesa voluta, costruita, sofferta, raccontacela. Beh, come dici te, in Super G sono partito molto deciso, erano anche le mie condizioni, era duro dove stringe bene lo sci e dove è più facile fare velocità. E ho fatto una grande gara lì. Oggi era più facile andare o partire perché comunque non avevo più pressione, oggi le condizioni non erano ottimali per me, però ho fatto anche vedere che anche sulla neve molle riesco ad andare forte e quello mi fa tanto piacere. La fortuna esiste? Esiste sempre, qualcuno a volte ce l'hai, a volte non ce l'hai, però torna sempre tutto a pari. Tu sai che nelle tue corde c'è ancora molto da esprimere, soprattutto per la combinata. Speriamo. Ti diverti? Mi diverto tanto, se non ti diverti non vai veloce. Quando sei arrivato al traguardo sapevi già del risultato, sapevi già che la tua prestazione era stata una grande prestazione. Sì e no, sentivo che sono andato veloce perché comunque sono saltato tanto ai salti. Spero sempre che arrivi nell'arrivo e vedi l'uno, però alla fine quando arrivi hai la conferma del tempo, da lì in poi puoi goderselo e non prima. Tanti ringraziamenti, ma se dovessi proprio dedicarla a qualcuno, a chi la dedichi? A tutti quelli che mi hanno aiutato nei momenti difficili. Sì? A tutti.